Allora, come ve la racconto questa? Perché questa è una cosa veramente buffa. Allora, in questi giorni non si parla altro che di Tour de France, ok? Quindi probabilmente questa notizia non vi è arrivata, però c'è una notizia che ha mandato in bomba tutti i ciclisti britannici perché è stata ripresa da alcuni tabloid, quelli più scandalistici, diciamo così. Ed è uno studio molto importante condotto dall'Università di Medicina di Wrocław in Polonia. Insomma, questa università ha messo in relazione alcune patologie dei ciclisti, e tocco la sella non a caso, legate al cosiddetto soprasella, quindi alla zona dei genitali e del perineo di noi maschietti. In sostanza, su un campione di oltre 2200 e passa atleti è venuto fuori che determinati tipi di sella vanno ad indolenzire fino quasi ad addormentare la zona nevralgica intorno al perineo, insomma intorno alle palle di noi uomini, scusate il francese. Non solo, questo studio è uno studio fatto abbastanza bene perché riporta i tipi di selle e con le problematiche strutturali che inducono questo tipo di problema e al contempo suggerisce quali tipi di selle andare a comprare. Così, preso da un po' di curiosità, sono andato a vedere se la mia sella, che è una Selle Italia, diciamo corta, molto breve, non so se si nota, ma è veramente piccola, è esattamente grossa quanto una spanna, aveva la caratteristica di sopperire a questo inconveniente, e in effetti lo è, perché in questo studio, Madonna, questi moscini, in questo studio, ovviamente, e questo ormai è la scoperta dell'acqua calda, lo sanno anche i muri, avere una sella con il canale, che viene chiamata a volte volgarmente prostatico, scusate, aiuta a alleviare la pressione nella zona del perineo. Non solo, anche le selle corte, come questa, aiutano indubbiamente ad evitare l'indolenzimento nella zona del perineo. Un'altra grossa differenza la fa anche il materiale con cui si realizza la poggiata della sella: gel, schiuma, carbonio, pelle. C'è molta differenza. Quando comprate una sella, compratela non soltanto per le sue performance, diciamo, sportive, ma compratela anche in base ai problemini che potreste avere una volta che poggiate i vostri gioielli di famiglia qua sopra. Questa cosa mi ha fatto ridere perché sembra una notizia, diciamo, eclatante. In realtà sono anni che i produttori di selle fanno selle proprio per evitare l'indolenzimento della zona del perineo. Mi ha fatto ridere che i tabloid britannici se ne siano accorti soltanto adesso, però vi assicuro che un tipo di sella piuttosto che un'altra può fare una differenza incredibile. Quindi, quando andate a scegliere la sella, non pensate, come ho detto, soltanto alla cosa estetica o alla sua performance, pensate anche a quanto vi potrebbero rovinare i gioielli di famiglia. Ok, io rimonto in sella sulla mia sella molto comoda. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo giro. Buon allenamento, alla prossima, ciao!